Buona giornata a tutti, eccoci tutti. Qua. Trasmissione speciale, come lo sapete, perché ormai Palinsesto di Radio Gamma 5 è stato trasformato radicalmente questa settimana. D'altronde è fondamentale e importante che questa radio sopravviva, perciò è giusto che tutta la settimana abbia un'articolazione e abbia appunto un orientamento finalizzato a parlare un po' della radio, parlare un po' della necessità, del bisogno, del desiderio che questa radio vada oltre il 22 di novembre. Invito gli ascoltatori logicamente a partecipare, a sottoscrivere, a contribuire, a fare quello che gli è possibile affinché ci aiutino a mantenere lo spazio Radio Gamma 5. Bene, naturalmente vabbè, l'unica cosa da ricordare è che questa sera ci si ritrova a Montegrotto per il pub Imbolc di Aureliana 11 alle ore 21 per il MUT. Visto che Claudio ricorda gli appuntamenti, facciamo un piccolo inciso rispetto appunto alla programmazione. Ricordo che il video delle Iene sull'inchiesta di preti pedofili è disponibile su MySpace. Se voi fate una ricerca su myspace.com e cercate Iene, sicuramente vi esce, insomma andatelo a cercare. È un video che merita di essere guardato, osservato e ascoltato, soprattutto anche perché molte delle queste cose che gli ascoltatori hanno sentito, perché hanno avuto la fortuna di avere Radio Gamma 5 che gli diceva, vengono confermate in maniera ancora più chiara di quanto noi abbiamo detto fino adesso, proprio perché ci sono sacerdoti che vengono intervistati sull'argomento della pedofilia e su come sono capaci di rendere la vittima ancora più vittima, la vittima peccatrice, salvando chi compie violenza. Perciò su MySpace il video lo trovate. Noi, questo argomento di cui ha parlato Francesco, in questo momento vi ricordiamo che lo introducemmo noi in radio ancora 10 anni fa, sull'onda delle prime informazioni che erano praticamente seminascoste, che arrivavano dagli Stati Uniti, e lo abbiamo introdotto proprio a livello dottrinale, proprio per capire il perché delle cose. E questo sforzo che abbiamo fatto, purtroppo per noi, si è rivelato solo la punta di un iceberg, e forse solo da Radio Gamma 5 poteva venire fuori una tensione, un'attenzione di questo genere per la sua peculiarità di radio popolare, cioè di radio sensibile a quelli che sono i temi che girano all'interno della società civile. Sì, ecco, appunto un merito appunto della radio e anche della durata, cioè nel senso che purtroppo tutte le televisioni, tutte le radio, tutti quelli che fanno spettacoli, informazioni, cultura ufficiale, durano poco, nel senso che qualsiasi cosa passa di moda, qualsiasi cosa viene superata, viene cancellata, viene allontanata, va al dimenticatoio. Invece Radio Gamma 5 ha la possibilità, grazie anche agli ascoltatori, di poter portare avanti campagne informative, nel vero senso della parola, nel senso che notizie non passano un giorno, non vanno nel dimenticatoio. Radio Gamma 5 con la sua storia è un serbatoio di memoria, e questa memoria viene mantenuta ogni giorno, viene ricordata ogni settimana con le trasmissioni più varie. Perciò elementi importanti, elementi fondamentali, notizie basilari, quelle che veramente sono la vera informazione, possono essere ricordate. E Radio Gamma 5 nella sua esistenza, in ogni giorno, è sempre un qualcosa che gli altri cancellerebbero. Tematiche che sono scomode, tematiche che non vengono affrontate, tematiche di cui si ha paura, tematiche di cui si preferisce non parlare. E qui potremmo fare l'elencazione della storia di Radio Gamma 5, e non ci basterebbe certo una trasmissione nostra per dire tutte quante quello che è stato detto, fatto, lanciato e mantenuto. Fate conto che se io mettessi insieme uno sopra l'altro i contenitori pieni di ritagli di giornale che ho fatto per Radio Gamma 5 in questi 10 anni, e ce li ho tutti uno dopo l'altro, cioè ce li ho in libreria mia, bene, verrebbe fuori una catasta alta 3,5 metri. Cioè di ritagli di giornale in contenitori di cartone viene fuori un'altezza di 3,5 metri di ritagli di giornale che ho fatto in questi 10 anni di trasmissioni, notizie che vi avevamo dato, che vi abbiamo commentato. Provate un po' a pensare, uno che in casa, in libreria, ha 3,5 metri di notizie vecchie, anche di 10 anni, da 10 anni a sta parte, che sono state tutto sommato abbastanza ben catalogate. Sì, non è il migliore delle catalogazioni, però chiaramente faccio quel che posso.
3,5 metri di notizie stampa, naturalmente legate alla magia, alla stregoneria, al paganesimo, agli eventi sociali, alla descrizione del male, eccetera, però tutta quella memoria è là. Mi sembra una cosa positiva, no? E questo per fare del mio meglio, a fare le trasmissioni al meglio in Radio Gamma 5. Sapete quante tematiche gli ascoltatori, io penso che questo sia giusto anche ricordarlo, visto che in questo momento gli ascoltatori hanno avuto la possibilità di usufruire gratuitamente, perché ricordate che Gamma 5 appunto ha sempre avuto questa caratteristica di non chiedere abbonamenti, di non costringere gli abbonamenti. Abbiamo sempre detto, se qualcuno si sente ed è in grado, ha desiderio che questa radio mantenga, dà il suo contributo, se non lo vuole dare faccia liberamente, nel senso che purtroppo dover chiedere e insistere non è dettato dal nostro desiderio di voler essere gente che spreme, chiede o fa, è dettato da imposizioni esterne, da situazioni che noi non vorremmo dover vivere o dover portare avanti, dover affrontare. Pensate le energie che vengono usate dalle persone, io parlo in particolare del Consiglio di Amministrazione, per affondare soltanto la rogna della multa data dal Comune di Romano De Zelino sul discorso dell'inquinamento elettromagnetico. Se quelle energie, se quel tempo, se tutto quanto quella disponibilità personale poteva essere utilizzata, indirizzata, canalizzata verso la ricerca della preparazione di trasmissioni, tutti noi ne saremmo più contenti. Ma visto che c'è qualcuno o molti che desiderano che la nostra energia vada in un'altra direzione, cercate, se vi è possibile, se lo gradite, di rendere possibile che Radio Gamma 5 trovi una sistemazione stabile come una sede, che trovi la possibilità di affrontare un problema non grosso come la multa, perché ricordiamo che la multa va dalle 25.000 ai 150.000 euro, però normalmente il fisco italiano, che non è certo un fisco molto intelligente, molto bravo, molto astuto, molto preparato, ma che avanza vorace, chiede il doppio del minimo. Di conseguenza, se anche volesse essere buono il Comune di Romano De Zelino, la multa sarebbe quantificata in 50.000 euro. E se noi stessimo ad elencarvi tutte le motivazioni tecniche su cui questa multa è fondata, praticamente le motivazioni tecniche non ci sono, nel senso che sono solo dei pretesti, delle scuse, delle scusanti, delle invenzioni per attribuire un inquinamento elettromagnetico a cui Radio Gamma 5 non collabora, non si dà da fare. Voglio dare un segnale, fra i tanti segnali positivi, perché già il messaggio di Claudio, già il messaggio di Scott e di Paolo lo ricorda, domenica c'è stato veramente un momento molto forte e molto intenso di partecipazione e vedo che le cose si stanno muovendo. Abbiamo avuto notizia che domani un quotidiano nazionale, anche se un quotidiano di partito, bisogna ringraziarlo perché se presta un po' di spazio, se dà un piccolo contributo a mantenere in vita questa radio, va ringraziato. Domani, a quanto ci è giunta la notizia, la Liberazione uscirà con un articolo dedicato alla situazione di Radio Gamma 5. Da quello che si è saputo, da quello che sembra, pubblicherà addirittura il numero di conto corrente della radio. Io, al di là che a qualcuno i partiti non possono piacere, se però un organo di partito ha l'accortezza o la bontà o la gentilezza o la cortesia, poi le definizioni non mi interessano, l'importante è che se qualcuno contribuisce a sostenere Radio Gamma 5, lì va il mio grazie. E io personalmente mi sento di ringraziare Liberazione proprio perché darà questo spazio. Vedremo domani cosa sarà, quante colonne usciranno, però lo potremo commentare e discutere assieme. Se anche da questo quotidiano, io sarei ben contento che altri quotidiani, che purtroppo, come dice la canzone di Guccini, i politici hanno altre cose a cui pensare, e noi ne abbiamo altre cose diverse dai politici a cui pensare, se anche gli altri quotidiani avessero l'attenzione, mi dicono che anche il Mattino di Padova ha fatto un articolo preciso documentato sulla radio. Bene, se anche altri quotidiani nazionali fossero così intelligenti da capire che esiste una realtà culturale, sociologica, ambientale come Radio Gamma 5 e che dedicassero qualche riga a questa radio e dessero un minimo contributo alla sopravvivenza, al di là che i quotidiani piacciono o non piacciono, che piacciono o non piacciono i partiti, e va bene, dovremmo essere grati anche a queste persone. Perciò vedremo domani cosa ci sarà su Liberazione. Sì. Poi commenteremo se ci sarà qualcosa giovedì prossimo, certo. Bene. Va bene, niente, visto che la trasmissione verte sui problemi della radio, eccezionalmente
mettiamo su anche un po' di musica, dai. Anima pagana di Giuni Russo, Francesco. Sì, sappiate che comunque Claudio ha sabotato. L'ho sabotato, con la magia, sì, tutta la programmazione di Francesco. Avevo una programmazione molto interessante sui programmi radiofonici con interventi. Ma quel pensiero mio gli ho fuso i CD, infatti ha una massa informe in mano. Anima pagana di Giuni Russo. Sentiamo fra pochi minuti. Ecco qua Francesco, Qua di nuovo in diretta. Come vedete, certe volte le situazioni offrono delle situazioni inaspettate. Claudio, che non conosceva Giuni Russo, cioè con l'occasione di questa con l'occasione appunto che si commuove per la io che mi commuovo, ma sei fuori di testa tu, sicuramente. Guardate, Francesco ha bevuto troppo, l'acqua minerale che ha bevuto effettivamente deve essergli andata un po' di traverso. Dimmi Francesco. Come vedete, appunto, voi che conoscete appunto Claudio, che non è un grande amante delle canzoni, che manda poche canzoni, poca musica nelle trasmissioni, visto la condizione appunto così importante, così particolare che vive la Radio Gamma 5, ha sentito il bisogno di mandare una canzone della bravissima Giuni Russo. Beh, ma io invece sospettavo che Francesco volesse fare concorrenza dal Vise, dopo che ho sentito la canzone ho detto no, è un altro genere in effetti. Ma la radio, naturalmente la Radio Gamma 5 è fatta anche di queste cose, specialmente nei momenti in cui Radio Gamma 5 ha bisogno di sostentamento, dice forse meglio che mettiamo un po' da parte Claudio. Beh, vabbè. Ricordiamolo che noi ci diamo sopra, ci scherziamo, ma il 22 di novembre è una data abbastanza prossima, molto vicina, e lo ripetiamo, 22 novembre non è che scade una bolletta che non si può pagare. Noi il 22 di novembre siamo in strada perché il ufficiale giudiziario ci può buttare fuori da questa sede perché abbiamo uno sfratto esecutivo. Perciò non è che abbiamo mesi o anni o giorni per poter affrontare la situazione. Abbiamo bisogno purtroppo di trovare una sede, di dare una stabilità a questa radio. D'altronde sapete che per quanta stabilità questa radio possa trovare, troverà sempre degli ostacoli, troverà sempre un qualcosa, troverà sempre degli scontri. Cerchiamo, nel limite del possibile, della capacità, dell'abilità, dell'astuzia, della fortuna, di mantenere questo spazio aperto con le sue caratteristiche, perché se si cambiasse tipo di regia, di programmazione, di direzione, se si diventasse una radio commerciale, sicuramente i problemi economici non ci sarebbero, ma il nostro interesse non è certo per creare una radio di tipo economico o di tipo consumistica, ma creare un qualcosa di diverso, creare una radio di cultura. 22 novembre 1996. Il Veneto cominciò a grattarsi un po' la capoccia perché il giorno prima due mentecati, Claudio e Francesco, dei microfoni di questa radio, cominciarono a parlare un linguaggio che non si era mai udito. Questa cosa, dissero, non era mai successa. Ebbene, il 22 novembre 1996 iniziò una vera e propria rivoluzione del linguaggio, una rivoluzione concettuale che dal Veneto si è trasferita in tutta la nazione. Sì, sai, Claudio ricorda appunto questo particolare del nostro decennale. D'altronde io dico sempre, c'è sempre una prima volta, perché qualcuno mi dice sempre non è mai successo. E purtroppo io dico che c'è sempre una prima volta, in positivo e in negativo. Penso che forse in questo momento Radio Gamma 5 stia vivendo uno dei momenti più traumatici, più difficili, più ardui, più impegnativi. È certo che se gli ascoltatori non saranno nella condizione di poterci aiutare, perché capisco che è difficilissimo chiedere a degli ascoltatori che sono non sono certo dei nababbi, dei ricchi, chiedere di contribuire. Però questa radio, sapete, se non ha l'aiuto dei suoi ascoltatori, non ha futuro, non ha speranze, non può certo durare. O se gli ascoltatori trovano la possibilità di aiutarci, sanno che sicuramente sia per loro sia per noi ci sarà futuro e ci sarà la possibilità di continuare così come siamo. Altrimenti le cose avranno un'altra direzione, avranno un'altra impronta, però non sarà più Radio Gamma 5, sarà qualcos'altro. E sicuramente lo spazio, le dimensioni, le capacità, l'intelligenza che c'è svanirà.
Certo, non sarà come prima perché questo fenomeno è esistito, c'è stato, però io vorrei che questa radio avesse la possibilità di continuare, di esserci ancora per 100 anni, insomma. Non è che è esistito e che c'è stato. Chi è riuscito ad accendere, grande o piccola che sia, una piccola scintilla per capire il concetto di magia, quella scintilla non la spegne più. Perché ricordatevi, come mi insegna il mio amico Franco, voi potete comprare delle galline da un rivenditore di galline in gabbia, e quando le portate a casa, gli aprite la porta della gabbia, queste si sentono un po' spaesate, guardano con paura gli spazi aperti, poi dopo un po' di tempo cominciano a mettere un piede fuori, cominciano a muoversi, ma dopo il terzo giorno che hanno cominciato a correre, voi in gabbia non le mettete più, salvo che ammazzarle. Per cui quando è accesa nelle persone la scintilla della magia, e questa non si ferma più, e quando si è dato fuoco, come abbiamo dato fuoco, alla miccia del sentimento, alla miccia della passione nel cuore di molte persone, e questa non si spegne più. Radio Gamma 5 è stato anche questo, è stata la miccia di molte decisioni che voi avete preso. Io non pensavo che, e ciò è stato rivelato. Non è stato rivelato perché era al di fuori, ma è stato stimolato affinché si aprisse dentro di voi. E questo chiaramente non si può più fermare. Sì, d'altronde appunto Radio Gamma 5 ha innescato un qualcosa che, se anche faranno di tutto per impedirci di andare avanti, di avere una sede, di avere la possibilità di parlare, questa cosa non verrà certo più cancellata. Però noi sappiamo che non ci si può fermare, non ci si deve fermare, si deve proseguire, anche perché il nostro compito è sempre quello di avere questa fiaccola accesa, di avere la possibilità con persone sempre nuove, per sempre diverse, di poter affrontare le tematiche, di ricordare, di testimoniare, di essere presenti sul fatto che si può essere liberi e che si può affrontare l'esistenza in maniera ben diversa da quella che si vorrebbe prospettare, dal pensiero unico, dalla dominazione, dal rendersi tutti simili, tutti uguali, tutti sottomessi. Noi sappiamo, e questa radio lo testimonia, che esistono persone che nella loro esistenza danno un'altra prospettiva, danno un'altra via e hanno un'altra visione del mondo. Che dici, Claudio? Diamo il via alle telefonate? Il via alle telefonate vuoi dare? Visto che, dai, se non... Pronto, Radio Gamma? Sì, buonasera. Buonasera. Sono Ennio da Fusò. Per cortesia, se era possibile avere il numero di cellulare del presidente della radio, che avevo bisogno di parlare insieme. Sì, in limite metti su un po' di musica e glielo dai in privato. Ok. Dai, metti su quelle... un attimo solo, allora. Sì. E attenzione, metto su allora Giuni Russo. Giuni Russo, che parla di Venere Ciprea. Si chiudi pure anche tutto il tempo. Sì, pronto, allora, sta attento. E rieccoci qua, io e Francesco ancora. Stavamo discutendo perché Claudio preferiva la canzone di Giuni Russo, Anima Pagana, rispetto appunto a Venere Ciprea. Mi sembra che comunque come tono Venere Ciprea fosse più bella, insomma. D'altronde dice: alla corte di Venere danzerai, e noi stiamo sempre danzando appunto con le onde radio di Gamma 5, e speriamo queste onde radio continuino ad accompagnare negli ascolti, nell'udito, nella memoria, nel desiderio delle persone, la volontà di comprendere, di capire, di conoscere. E appunto le onde radio sono sempre una grande ragnatela, sono sempre un qualcosa, sono dei fili che legano, che trasmettono, che permettono alle persone di incontrarsi. Pronto? E questa radio spero che vada avanti in questa direzione. Pronto? Sì? Pronto? Vai tranquillo, ascolta, va bene. 049 700 700 049 700 838, appunto, se volete intervenire relativi alla cosa rappresenta anche per voi Radio Gamma 5, se volete spendere qualche parola su questa. E se non volete spendere, non spendetela. Io sapete che non amo molto le telefonate, anzi, meno telefonate è migliore per quel che mi riguarda. No, ma il telefonate con gli ascoltatori è una delle caratteristiche base di questa radio, perché lo ripetiamo e lo continueremo a ripetere all'infinito. Allora, io so, 2 anni fa su Report, cioè Retre, parlando di radio, no? Sì. Sulle porte facevano un servizio sulla SIAE. Mm. E,
E praticamente c'è una radio, una nota radio, posso fare anche il nome, tanto va bene. Vabbè, no, non lo faccio, vabbè. C'è una radio a livello nazionale che mi sembra paghi una cosa come 2 miliardi all'anno di SIAE. Questo per arrivare a dove? Per far capire anche a chi ascolta che razza di introiti deve avere una radio per andare avanti, no? Quindi se paga 2 miliardi all'anno di SIAE, non è che ne abbia come minimo una ventina di entrata di miliardi di all'anno. Tanti entrata, sì, no? Sì. Hai capito? Oppure tanti appoggi da servire. O tanti favori fatti. Cioè, 2 miliardi all'anno di SIAE sono... vuol dire che è una radio molto commerciale, cioè un livello molto alto, sì. Questo per dire cosa? Sì, che fare una radio commerciale, no, perché a livello non, anche locale, ma a livello nazionale non, io non ho mai sentito una radio che dedica, ad esempio, una mattinata intera per informazione sulle vaccinazioni oppure sulle scie chimiche, no? Sì. Quindi è molto comodo fare una radio commerciale, incamerare soldi e poi guardare tutto. Io per quanto riguarda l'offerta dovrò aspettare dicembre perché sono un po' messo male. Non è importante. Però sì. Mi prometto che dicembre... Sì. No, perfetto. Io sono uno di quelli che vi ascolta e via telefono, non so, penso 3 volte all'anno così. Comunque vi sono vicino e... Grazie. Ciao. Sì, logicamente noi sappiamo che non tutti gli ascoltatori sono in grado in questo momento di sostenere la radio. Logicamente chi ha la possibilità lo faccia. Certo che se io sono sicuro che la radio andrà avanti, ce la farà, supererà anche questo momento, perché di momenti difficili la radio ne ha sempre vissuti. E ne vivrà ancora. La sua esistenza certo non è stata una tranquilla, calma, pacifica e beata vita. Radio Gamma 5 è una radio che è sempre da trincea, sempre in trincea, e soprattutto c'è molti che gli sparano contro, e molto tempo questa radio lo impiega a cercare di parare le pallottole, le bombe, i bombardamenti a tappeto, le guerre preventive, le bombe intelligenti che gli capitano, o stupide che gli capitano adesso. Ma non so se tutti i radioascoltatori conoscono il linguaggio figurato, Francesco? Vabbè, dai. Sì, perciò per chi ascolta da molto tempo si rende conto che la vita della radio ha sempre avuto alti e bassi, ha avuto sempre difficoltà, però logicamente questo è un altro di quei momenti, di quei salti di qualità. Volevo chiedervi una cosa, io domenica scorsa purtroppo non ho potuto venire a Cadoneghe per l'assemblea e quel discorso del... Sì, del prestito. Come si chiamava? Del prestito. Ok, voi pensate di poterlo riproporre? Sì, basta, beh, tu è possibile fare in dai dove il presidente, che tanto sono un numero pubblico, chiami il presidente e lo puoi dare. Dov'è il numero del presidente, Francesco? Paolo Girotto, Montegrotto. Chiedo scusa, sono Agostino. Sì, ciao. Bene, ok, ciao Agostino. Che, ciao. Vediamo un attimo perché... Siccome Claudio è un po' accecato, vi do il numero del presidente. Ecco. Un attimo solo, te lo da Francesco, perché non riesco a trovarlo e tu dici che sono accecato. E io... Allora... Dimmi... Paolo Girotto, 330 5 6. Un attimo, aspetta Francesco, dove sei intanto? Fammi vedere con il dito. 5 6. Mettiamo in viva voce così siamo a posto. Sì. 3 1. Pronto? Ok. 330 5 6. 3 1 8 5. 8 5? Sì. Allora, 330 sì? 5 6 3 1 8 5. Perfetto. Ok. Arrivederci, grazie. Sì. Salve. Sì, beh, casomai gli ascoltatori che sono all'ascolto sanno che ci sono molti punti di riferimento, che ci sono molte iniziative di persone. Adesso ho visto i numeri. Vabbè. Come vi dicevo appunto, Claudio è molto accecato e di conseguenza. Pronto Radio Gamma? Ciao. 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 Ascolta un attimo, volevo dire anche per le persone che sono all'ascolto, che sento che si stanno attivando, che domenica dalle 3:30 in poi c'è Giorgio Occhio di Lince con ricevute, blocchetti per qualsiasi cosa in radio. In radio. Per cui domenica pomeriggio venite tranquillamente, che c'è Giorgio, subito dopo una certa ora ci siamo anche noi, ecco. Va bene? Perfetto, grazie Lili. Grazie a te. Ciao Lili. Ciao. Sì, ricordiamo appunto che ci sono molte persone che si danno da fare, soprattutto
Giorgio Diocco di Lince, che è onnipresente su queste iniziative, che bisogna anche ringraziarlo per la sua disponibilità a seguire queste cose. Allora, appunto, come ha detto la Lilli, domenica, tutte le domeniche dalle 15.30 qui in comunque via... questa domenica sicuro, dopo sì. Tutte le domeniche non so, e dalle 15.30 in poi trovate Giorgio Diocco di Lince, e se volete lasciare appunto un contributo lui vi rilascia anche la ricevuta, perché ricordiamo sempre che i soldi Radio Gamma 5 vengono versati sempre con ricevute e vengono sempre documentate. D'altronde io vorrei anche ricordare una persona che non c'è più, che come Carmelo, che si è impegnato per anni col Libro d'Oro a sostenere, a finanziare la radio. Io mi ricordo proprio la sua volontà, la sua decisione, la costanza soprattutto con cui ha fatto... E quanto ci teneva anche. E logicamente quello ha rappresentato una forma di finanziamento e di sostentamento molto importante. Purtroppo le necessità di cui questa settimana ne stiamo parlando, che hanno sconvolto anche la programmazione di Radio Gamma 5, sanno benissimo proprio che ci vorrebbero molti Libri d'Oro, molti Carmelli o molti Occhio di Lince per questo qua. Sappiamo che ce la faremo, perché una cosa che per me è fondamentale, conoscendo, trasmettendo da 10 anni su Radio Gamma 5 e poi come ascoltatore molti di più che la conosco questa radio, so che questa radio ce l'ha sempre fatta. È certo che arrivano di continuo, perché qualcuno dice siete un po' sfigati. In realtà come radio, cioè, nel senso che uno dice come... allora, siamo anche degli sfigati, se vuoi. Dice, nel senso che non rubiamo, non programmiamo furti, non facciamo truffe, non facciamo cazzate. È chiaro che siamo sfigati. Sì, cioè. Certo, certe volte che bisogna ammettere che noi ce le, come radio ce le andiamo a cercare, nel senso che sai, se fossimo molto più disponibili, molto più accondiscendenti, sì, molto con qualche più, politico, mettersi a 90 gradi, se in effetti saremmo più simpatici. Sicuramente, ad esempio, non avremo grandi politici che si impegnano. Sai, qualcuno discute se la sua televisione deve andare no sul digitale terrestre, Radio Gamma 5, più sinceramente di terrestre vogliono fare solo la tomba, bisogna essere chiari, e sicuramente non ci saranno leggi che vanno a favorire le radio comunitarie. Poi ricordiamo che le leggi fatte per le radio comunitarie sono Radio Padania e Radio Maria. Certo, radio che non hanno problemi di finanziamento, o radio che hanno alle spalle poteri, possibilità di persone di condizionare, di ricavare qualcosa e fare. Giustamente il nostro ascoltatore prima che è intervenuto ci ricordava che sono delle radio che hanno dei compensi enormi, che hanno dei ricavi enormi, ma Radio Gamma 5 ha dei compensi enormi, ma è che la qualità, la cultura, l'informazione che fa, noi non siamo capaci, non vogliamo monetizzare la nostra cultura, soprattutto vogliamo fare la cultura col valore pronto, che gli diamo noi, questo è fondamentale. Ciao. Attento, niente, pensare a una roba, no? Gamma 5 inizia il moto perpetuo, cioè, abbiamo... sì, che parlavamo un po', no? dai vecchi, dagli anziani, Gamma 5 passa i giorni, proprio. E così si innesca il moto perpetuo. Speriamo, sì. Speriamo. Un saluto innanzitutto anche a Franco Cararo, farsi auguri. Niente, volevo dare un saluto anche prima, ma... Grazie, Ivan. Okay. Saluto avanti così. Ciao, chissà che dai. Va bene, dai. La marcia va bene. Sì, ma noi la Pax Deorum la dedico a te, va bene? Ok, perfetto. Pare che ho già unito questo. Ah sì? Sì, una medaglia fatta il sole. Ma guarda che è facile fare delle medaglie pagane, è la cosa più facile di questo mondo. Perché non ha tanti ghirigori. No. Tanti... C'è un'altra cosa. Se voi vi ricordate le vecchie 100 lire, sì. C'era la divina Atena, l'arte dell'agguato, ciò che Zeus donò agli uomini. Ce l'ho. E sulle 50 lire c'era il grande Efesto, l'arte della trasformazione che era, si appropriò proprio quando Zeus partorì Atena. Efesto, esatto. Per cui basta prendere 100 lire, mettergli un occhialino e fai una medaglia pagana, se non c'è problemi. Gli dèi li avete sempre avuti con voi nelle vostre tasche. Capito? Il mito dovremmo sempre portare sulle tasche. E adesso abbiamo a Venere sui 10 centesimi. Esatto. Si vede che non mi lascia mai il mito. Sì. Dovremmo sempre, volenti o noletti, meglio volenti. E su invece una monetina greca c'è la civetta. Sì. Simbolo di Minerva, Atena. Minerva. Ok. Attenta, no, devo uscire o no? Beh, adesso dimmi. Sì, beh, facciamo. Dimmi.
che è una nuova edizione che stampa libri del 1800 e parla di appunto religione romana, usi e costumi della Roma privata. Ma quello di De Marchi? Sì. Ah, bene. Sì, conosci. Francesco li conosci. Io conosciamo Francesco, li conosci. Con i potenti mezzi del computer. Purtroppo mi sono già palindrio come... Sì, sì, sono il culto privato, il culto gentilizio privato e il culto pubblico. Sì, che sei... Sono del 1898. Sì, 7-8 De Marchi, dopo che sei altri che ancora... Sì, no, io ma De Marchi proprio lo conoscevo già quando erano... Era l'illustre conosciuto. Carlo Pascal. Sì, è quello più famoso, l'oltretomba dei pagani. Sì, esatto, l'oltretomba dei pagani. C'è stato anche uno, l'unico che ha scritto... Credente dell'oltretomba, su... insomma, roba di religione. Sì, li hanno tradotti con vari nomi, con varie diciture, insomma. Sì. Che se ne è Y, so copertina, mi sembra. Ok. Caro, comunque è più conosciuto che rispetto appunto al De Marchi. Chi, Pascal? Sì. Sì. Sì, perché appunto ha avuto parecchio, perché c'era la fratelli di Mellita che l'avevano pubblicato molto molto spesso. Sì, infatti sul sul libro di Lorenzoni, di recita anche Carlo Pascal, sì. Recita tanti, anche di Giulio Sevola. Sì, ma infatti vale di De Marchi, visto che parlavamo quasi, avevamo intenzionati di... visto che non circolava, meno male che poi qualcuno ha provveduto a ristamparlo, noi avevamo ancora l'edizione, la fotocopia dell'edizione originale del 1898. Sì. E eravamo quasi intenzionati di metterla su internet, proprio perché è un testo che valeva la pena di avanzare. Perché c'è la casa editrice, ecco qua davanti. Venus Vitrix. Vitrix, bravo, bravo. Sì. Credevo mica fosse una novità. No, ma dico che come minimo sono che io quel testo fotocopiato ce l'ho da parecchio, anche perché una delle poche edizioni che si trovano ancora del De Marchi, quella originale è fatta per fortuna all'Università di Padova. Contemporaneo De Marchi, penso, no? Beh, è morto nel 1898. Ah, è quello che sì, ma ci sono i contemporanei. Sì, beh, ci sono vari De Marchi, un cognome molto diffuso, insomma, c'è De Marchi è anche un noto studioso dell'orgone. Il famoso De Marchi, sì. Sì. Sì, quello che faceva la rivista Pulsione. Sì. Di Napoli. Sì. Lo sentivo ancora come De Marchi. Sì, poi ce n'è un altro che si occupa sempre, che si è occupato di demografia recentemente, insomma. Quello è però Valerio De Marchi, se non sbaglio. Sì, Valerio, bravo, sì, Valerio De Marchi. E aspetta, un'altra cosa che ne pensavo di Ferdinando Camon. È vecchissimo. Beh, vecchissimo no. Diciamo che ha degli alti e bassi, discontinuo, romanziere. Ha scritto un libro recentemente... Tenebro su tenebre, roba così. Ma sai, io ho letto alcuni suoi testi, a parte sì, che ha fatto un libro che si chiama Le idee torneranno, però che è ambientato sulla popolazione dell'antico sulla popolazione friulana, parlo degli anni 50. Curioso, però non mi ha mai tanto attirato. Io avevo letto anche Occidente come sua opera, poi c'era L'altare per la madre. Ma ha scritto un libro su appunto sull'idea, però di un personaggio mitico, non mi ricordo più adesso. Adesso copertina, l'ultimo che ha scritto Tenebre su Tenebre, ed è appunto. Che tu presente il libro di Odi Freddi che parla di Massimo Fini, il ribelle sì. Che parla di tutto, no? Sì, il disco dalla A alla Z. E parla di tutte l'attualità. Se, se ti leggi Il ribelle di Massimo Fini, vate a vedere La voce Dio. Comunque La voce Dio è sintetica ma chiara come se comprata con Dio dei cristiani. Ok. Ciao. E allora per Ivano gli mandiamo La pace degli dèi, che non è la pace dei sensi, però non confondiamo le due cose, per favore. C'è pace e pace. Sto facendo il buco, sì, perché non va. Guardati. Io sono detto giusto? Sì. È sul 2-3. Vedete che arrivo in regia, perché sono emozionato. No, Francesco, funziona, ma va, e chi va a toccare? No, sì, parte piano, Sì, ha un partito piano basso. È
eccoci qua ancora in linea, dire, sì. Stavamo discutendo io e Claudio appunto sulla canzone. Questa è una canzone presa da un libro, da un CD che si chiama The Memory of the Tree, che sarebbe la memoria degli alberi. E questa Radio Gamma 5 è una memoria, nel senso che è una memoria dinamica, continua, spesso. E vorremmo che però non rimanesse nella memoria degli ascoltatori. Vorremmo, sarebbe il nostro desiderio, che questa radio fosse una memoria continua, dinamica, in proseguimento, che andasse a svilupparsi, a ripetersi ed essere anche di elemento di cultura di informazione per molti altri. Per questo appunto questa settimana Radio Gamma 5 ha avuto una programmazione, diciamo, sconvolta, rivoluzionata, o come dice la Gigia, terremotata, visto che è l'espressione che gli piace molto, che ha usato domenica scorsa la Gigia, dicendo che gli vorrebbe terremotare la trasmissione, le trasmissioni. E noi abbiamo dato il nostro piccolo contributo, speriamo. Un po' di terremoto. Confidiamo che negli ascoltatori appunto ci sia questa partecipazione che ci permetta di ritornare alla programmazione normale, alla tranquillità. Invitiamo gli ascoltatori, nel limite delle loro possibilità, delle capacità di contribuire, di permettere che questa radio vada avanti. Noi parliamo appunto, abbiamo parlato prima di memoria, e vorremmo che le persone, sfruttando la loro memoria, andassero a ricordarsi cosa ha rappresentato, cosa è stato, cosa ha significato nella loro esistenza la memoria, la Radio Gamma 5 nella loro memoria. E se la memoria gli darà una risposta, dire: ma Radio Gamma 5 in fondo mi è servito poco o tanto, e fosse un bene o una cosa giusta che vada avanti, dateci il vostro contributo, permetteteci di andare avanti, permettete che questo mezzo, purtroppo ormai unico nel panorama italiano, speriamo che non sia unico a livello europeo, anche se c'è da pensare che forse siamo unici in molte parti di questo pianeta, possa proseguire sperando che le cose attorno a noi cambino. Se poi le cose attorno a noi non cambieranno, questo non è importante. L'importante è che noi siamo cambiati, continuiamo a cambiare, a conoscere, ad apprendere. L'importante è che noi sappiamo essere noi stessi, e che se gli altri ci vogliono in maniera differente, noi possiamo sempre avere un faro di riferimento. Perché c'è una frase bella che mi piace, che dice: non combattere contro l'oscurità, ma accendi una lucerna. È quello che Radio Gamma 5 ha sempre fatto. Se anche intorno a noi c'è una grande oscurità, c'è un grande buio, noi non ci limitiamo a constatare che c'è il buio, accendiamo una piccola lucerna. Nel caso di Radio Gamma 5, la lucerna è questo piccolo trasmettitore sul Monte Grappa. E questo piccolo trasmettitore che parte da Cadone con una potenza inferiore a un cellulare per trasmettere il segnale. Pensate che se voi avete Radio Gamma 5 è perché da Cadone che parte un segnale che ha la potenza inferiore a quella di un cellulare. Eppure questa potenza così insignificante, così misera nel panorama dell'etere, è un qualcosa che dà enormemente fastidio, è qualcosa che non piace. Bene, noi vogliamo essere sgradevoli, vogliamo essere antipatici, vogliamo essere impresentabili. Datevi la possibilità di essere impresentabili, di non essere gente desiderata perché si sottomette, si rassegna, perché dice signor sì, ossequio, obbedisco. E noi dovremo imparare e rimanere fra quelli che dicono: io non mi allineo, io seguo la mia via. E Radio Gamma 5, finché avrà gli ascoltatori che la sosterranno, seguirà la sua via. Non siamo più quelli di 10 anni fa, eppure siamo esattamente le stesse persone, forse con un po' più di coscienza, un po' di esperienza e un po' più di consapevolezza in più. Bene, per finire la trasmissione vi mando ai Giardini di Eros. Ecco, io ricordo le ultime due cose, perché visto che dopo quei Giardini di Eros chiuderemo, salutiamo già adesso e poi appunto ci sarà Stefano dopo di noi, e ricordo due cose: il video dell'inchiesta delle Iene sui preti pedofili è disponibile su myspace.com. Ricordiamo che questa sera alle ore 21 nel pub Imbo, col via Aureliana, a Montecato Terme, ci sarà il MUT, cioè l'incontro aperto di tutti i pagani del Vica del Vento e delle persone che vogliono discutere e conoscere altri pagani, altri Vica. Ciao a tutti, ciao. Vi lasciamo con Giulio Russo e sostenete Radio Gamma 5, speriamo per il prossimo secolo di essere ancora assieme. Ciao a tutti. Ciao a tutti allora, e a giovedì prossimo mando immediatamente l'appello del Presidente. Ciao.